questo incontro. Penne nere nel mondo, sparse in 31 paesi, dall'Australia al Sud America, passando per il Sudafrica. Migliaia di iscritti e migranti italiani orgogliosamente alpini. Non poteva non mancare alla dunata nazionale dell'Aquila, che domani celebrerà il momento clou con la grande sfilata, la partecipazione delle sezioni estere dell'ANA, che si sono oggi date consesso al ridotto del teatro comunale. Con loro anche i rappresentanti della Federazione Internazionale Soldati di Montagna. Al nostro microfono il vicepresidente nazionale ANA, Ferruccio Minelli. Pensare che delle persone che dall'Italia non hanno avuto niente, a tal punto che hanno dovuto andarsene ed emigrare, e hanno mantenuto invece questo rapporto privilegiato, e l'hanno mantenuto anche grazie al fatto di aver portato nel loro servizio militare un cappello d'alpino, credo che dica veramente che la nostra associazione non ha confini. Per tanti alpini d'Oltralpe e d'Oltreoceano, questa donata è anche l'occasione per conoscere l'Aquila e l'Abruzzo, rinnovare amicizie e passioni senza frontiere. Con un rammarico, abolita la naia nelle sezioni estere, è venuto meno il ricambio generazionale. Sì. Cosa significa essere alpini? Anche all'estero, anche dopo essere emigrati? Ma la più che significa è la fratellanza anche fra i lavoratori. Noi eravamo tutti lavoratori e ci abbiamo trovato insieme, abbiamo fatto questa associazione, appassionati della montagna e più dell'Italia. Io sono partito da Perth, dal West Australia, 20 anni che abito lì e sono il presidente della sezione nazionale alpini di Perth. Sì, per noi è molto. Noi veniamo sempre alle adunate perché ci sentiamo proprio parte di una grande famiglia. Cerco di conservare quello spirito di solidarietà che è inconfondibile negli alpini.